Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Siete sempre tantissimi visti da quassù. È cambiato molto rispetto a quando eravamo in questa sala 12 mesi fa. Sicuramente il clima è diverso. Però oggi vogliamo parlare di largo consumo. Cos'è successo nel largo consumo? Il titolo dell'intervento alla radice del largo consumo vuole riportarci a valutare insieme un po' le basi dei dati che utilizziamo, anche la semplicità di certe informazioni, però vuole contestualizzarle nel momento che stiamo vivendo, in un presente che è, e lo sappiamo, molto complicato. A causa del tempo che è ovviamente limitato, e qua dovrete perdonarmi, commetterò ripetutamente un esercizio di semplificazione, ma sono sicuro che mi perdonerete per questo. Vogliamo cominciare guardando indietro agli ultimi 1185 giorni. Il numero non è casuale. 1185 giorni fa era il 20 febbraio del 2020, che è una data che purtroppo rimarrà impressa nella storia di questo paese. E sono successe tantissime cose, però se ci pensate, 1185 giorni sono pochissimi, sono veramente pochi. E quello che stiamo vivendo oggi nasce lì. La carrellata di immagini, la prima serie, i test PCR, mascherine FFP2, aerei a terra, aeroporti chiusi, smart working, deurbanizzazione, lockdown. Chi di voi usava e utilizzava queste parole prima di quel 20 febbraio? Nessuno. Io non avevo idea di cosa fosse un test PCR, a essere sincero. Poi viene il secondo elemento. Abbiamo riscoperto il ruolo della sanità pubblica, che è diventata centrale per 2 anni fondamentalmente. Abbiamo avuto le città chiuse al turismo. I delfini a Venezia ci hanno fatto vedere la natura che si è riappropriata di ciò che è suo. Ricordate andare al ristorante dovendo mangiare lontani gli uni dagli altri? Nei casi più estremi con una vetrata di plexiglass, uno di fronte all'altro. Però è stato anche il momento, e non è, ed è importante, è stato anche il momento delle code ai supermercati. Nell'immaginario pubblico si parlava delle cassiere eroine, se vi ricordate. Il largo consumo ha giocato un ruolo fondamentale in questi 1185 giorni. La foto del canale di Suez, siamo nel 2021, è la foto che ha segnato un anno e probabilmente un'epoca. Però è anche una foto simbolo, se ci pensate, di tematiche che hanno iniziato a emergere agli occhi del grande pubblico in maniera costante. L'elettricità, il gas, le materie prime, il supply chain che è saltato, di quello si parlava all'epoca, la foto del canale di Suez nel simbolo. Poi purtroppo interviene la geopolitica. È stato un intervento splendido, io sono appassionato, ho studiato scienze politiche, quindi ovviamente sono appassionato della materia. Ci va in auge la geopolitica. Abbiamo una guerra in un paese vicinissimo a noi e l'impatto sul mondo, sulla quotidianità e sul business è veramente importante. Purtroppo non è facile da controllare, non è facile da valutare. Sono cose molto più grandi di noi. La loro interpretazione è molto difficile. C'è però un elemento che unisce un trade union di questi ultimi 3 anni. Sono cambiati i consumatori. Sono cambiati tanto i consumatori, sono cambiate le loro esigenze, sono cambiati i loro modi di vivere. I consumatori sono i nostri clienti. Banalmente, capire come stanno, cosa vogliono, è fondamentale. Molti di voi, e vi ringraziamo per questo, hanno utilizzato il nostro Data Lab. La cosa, me lo dicevano stamattina, la cosa interessante è che un buon 80% delle richieste sono state rivolte a capire il consumatore, cosa sta succedendo al consumatore italiano, come stanno agendo le famiglie italiane. Ora, come vi dicevo, ed è un esercizio di riduzione della complessità, contestualizziamo un attimo il tutto, perché io oggi vi dovrò parlare di inflazione, mi hanno dato questa bellissima task, che non è una tematica semplice di fronte a voi.
Questo è il largo consumo dal 2015, sono i volumi, l'indice a volume dal 2015. Non è un anno casuale, l'anno dell'Expo a Milano. L'indice di crescita lo vedete da soli, sono 9 punti a volume. È una filiera che ha fatto molto, che ha lavorato bene, che è cresciuta. Chiaramente stiamo vedendo un calo adesso, però attenzione, il calo è di breve periodo. L'immagine di lungo periodo ci parla di 7 anni in cui il largo consumo ha guadagnato oltre 9 punti come indice di consumo. Questo è il contesto che dovremmo guardare, un attimino più ampio del brevissimo. E perché lo dico? Perché il largo consumo, fatemi togliere l'animazione, eccolo qua. 4 miliardi, queste cifre sono splendide. 4 miliardi sono le visite che le famiglie italiane fanno nei punti vendita. Pensate, c'è un numero impressionante. 20.000 sono le aziende produttrici nel mondo del largo consumo. Si va dalle più grandi alle famosissime PMI, che sono fondamentali nel tessuto economico del paese. 30.000 sono i prodotti che lanciate ogni anno nel mercato. Sono 30.000 innovazioni, sono investimenti, sono ricerca, sono sviluppo. 333.000 circa sono gli impiegati del settore. 400 sono i gruppi della distribuzione, con 200 centri decisionali, tra l'altro la maggior parte con capitale italiano. L'importanza di questo settore è enorme e sono 92 miliardi circa di fatturati. È un settore estremamente importante per il PIL di questo paese. Non dimentichiamolo. E qui noi non vediamo l'export. Questo è il fatturato in Italia. È un settore che fa veramente tanto per il sistema Italia. Dovremmo non dircelo per autocelebrarci, non è quello il punto, ma per contestualizzare quello di cui stiamo parlando. E perché ve lo dico? Perché, eccoci qua, negli ultimi 12 mesi abbiamo parlato solo di questo, negli ultimi 12, gli ultimi 6-7 in particolare. Questa slide con modalità diverse la dovreste conoscere tutti, perché ricevete i nostri aggiornamenti settimanali, se non li ricevete fatemelo sapere per cortesia, però questa slide la conoscete. Negli ultimi 6 mesi quello che stiamo dicendo, fatturati in crescita, volumi in calo, sale l'inflazione. È una costante. Ed è vero, il dato è vero, è innegabile, da luglio-agosto dell'anno scorso, ed è stata una vostra richiesta che era facilmente anticipabile visto i trend. Abbiamo sempre affiancato volumi e valori, perché ormai la correlazione, quando l'inflazione cominciò ad andare in doppia cifra, era evidente. Però di nuovo, e qui andiamo a parlare un attimo di quello che esce, il messaggio che esce al grande pubblico. Questo è un dato che va maneggiato con un po' più di cura. Letto così rischia di essere fuorviante e spesso e volentieri, basta aprire i giornali, viene presentato in modo fuorviante. Qui probabilmente il mondo del largo consumo nella sua interezza deve fare un po' un esercizio di coesione, nell'aiutare a capire la realtà. Perché dico questo? Perché ci sono due indicazioni che ci aiutano a capire l'impatto che il largo consumo ha nell'inflazione. Questo è uno studio dell'OECD, presa l'inflazione a dicembre 11,6, il 52% di quell'inflazione era data da mutui e bollette. Il largo consumo, in senso un po' più ampio, perché include anche il tabacco, per esempio, rappresentava il 21%. Questa è una cifra che io non vedo spessissimo riportata nei quotidiani, nei telegiornali e via dicendo. Però ci fa capire in modo molto chiaro che quello che veramente influenza, impatta in negativo la spesa delle famiglie è quell'elemento lì. Non è un voler negare l'inflazione nel largo consumo, diciamolo subito, chiariamolo. No, assolutamente, c'è inflazione. Però dove le famiglie italiane spendono di più? Mutui, bollette, costi di trasporto, più tutta una serie di others. Ora, preso questo, abbiamo preso i dati dell'Istat, ed è la prossima slide, che ci danno un outcome impressionante. Il differenziale per spesa, di spesa per famiglia per mese è di 446 euro, anno su anno. Mensilmente, in media, una famiglia italiana spende 446 euro in più. L'impatto del largo consumo?
35 euro, abbiamo incrociato i nostri dati, è meno dell'8%. Attenzione, è una media. Come tutte le medie aritmetiche, ha un punto di debolezza, non rende giustizia magari ai casi più peculiari, non chiarisce che vi sono famiglie per cui anche quei 35 euro sono tantissimi. Non c'è dubbio, giusto dirlo. Però se noi guardiamo la cosiddetta big picture, come dicono quelli bravi, stiamo parlando di questo, l'impatto reale è questo. I 400 e oltre euro di extra spesa mensile non sono generati dal largo consumo, per un motivo anche semplice, se volete. Quando vado a fare la spesa, posso fare delle scelte. Quando devo pagare la bolletta, no. E voi lo state vedendo nei punti vendita, sicuramente. Chi lavora nella distribuzione lo sa benissimo. I consumatori fanno delle scelte. A voi possono non piacere a volte, non lo metto in dubbio. In questi ultimi mesi probabilmente alcune di queste scelte non vi soddisfano. Però è quello che sta facendo il consumatore, è quello che fanno le famiglie italiane. La corda è molto tirata all'estremo. Quindi fanno delle scelte di consumo, di carrello, di punto vendita. È abbastanza naturale. Però contestualizziamo questo dato, ricordiamocelo, nell'immagine di lungo periodo. Ciò detto, voglio darvi due approfondimenti molto rapidi. Il primo è sulle scale prezzo. Molti di voi sono familiari probabilmente con questa informazione. Noi consideriamo che sia molto importante questo messaggio, perché sono saltati punti di riferimento per i consumatori. Attenzione a questo elemento. Quello che è successo soprattutto negli ultimi 6-7 mesi, l'inflazione ha colpito di più proporzionalmente le fasce prezzo più basse, naturale per motivi che ben conoscete, però quello che succede è che si è appiattito il mercato da un punto di vista di gestione dei prezzi e questo ha tolto un punto di riferimento. I consumatori conoscono bene i prezzi dei prodotti, ma soprattutto conoscono le differenze di prezzi. Quello è un elemento spesso, fatemelo dire, sottovalutato. La gestione degli scaffali è complessa, su questo credo che siamo tutti d'accordo, ma far perdere punti di riferimento nei gap di prezzo crea confusione e il consumatore non ha bisogno di confusione. Dobbiamo aiutarlo, dobbiamo guidarlo a capire come navigare una situazione che sta evolvendo. Questo è l'ultimo esempio che vi do, dal secondo spunto di riflessione. Abbiamo preso una categoria che per ovvi motivi abbiamo nascosto. Abbiamo preso 4 gruppi distributivi molto importanti. Quello che volevamo farvi vedere, e le due informazioni, quella di prima e questa, sono ben collegate. Il prezzo medio che si trova a scaffale per questa categoria è la barra grigia, ed ha un certo valore. Di nuovo, è una media aritmetica. Ovviamente va presa così com'è, nella sua semplicità. Però il prezzo medio ponderato alle vendite ci dice cosa comprano le famiglie e i consumatori in quella categoria. Quella differenza ci dice che c'è spazio per ottimizzare. E la gestione dell'assortimento è sicuramente una delle grandi tematiche in Italia e non, lo vedremo nella prossima slide, che dovrà essere affrontata. Non può essere più posticipata, per tantissimi motivi offre un'opportunità di ottimizzazione che va colta e dovrete assolutamente farlo assieme. Perché lo dico? Perché nel provare a guardare ai prossimi anni, e qui il mio collega Matteo vi darà una visione più ampia, io vado su alcune piccole scommesse, direi, tendenze di cambiamento per il largo consumo. La prima è la revisione delle fasce prezzo e degli assortimenti. Questo è un trend globale. Sarà necessario metterci in mano e la scelta della parola, in maiuscolo, condivisione, non è casuale. C'è bisogno tra tutti noi di più condivisione. Condivisione dei dati, per dare un esempio, che è sempre una tematica molto importante. Senza il giusto dato non si può prendere la giusta decisione. Si aspettano tante trasformazioni. La geografia globale dei consumi è una molto interessante. Le aziende italiane, molto attente all'export, stanno emergendo mercati nuovi dove c'è una classe media in crescita. Quella è un'opportunità di crescita molto interessante. Spesso e volentieri paesi emergenti facciamo fatica a vederli. Io amo sempre fare l'esempio dell'Indonesia.
avendo vissuto in Asia. Parliamo di un paese che tra un po' avrà 300 milioni di abitanti, con una classe media in crescita molto velocemente. Quella è un'opportunità che prima o poi andrà colta. E ci sono tanti mercati che stanno mostrando questi segni. Le opportunità per gli over 60. Questa secondo me è interessantissima. Ieri è stata una delle domande che mi ha fatto più spesso la stampa. Perché gli over 60 sono una categoria, un segmento di popolazione che spesso c'è un bias sugli over 60. Invece è un'opportunità perché rappresenta un segmento della popolazione, lo sappiamo, che diventa sempre più ampio e che ha bisogni specifici che noi dobbiamo saper cogliere. Il mondo reale e digitale che si fondono, chiudo con questa. Quello è il futuro, ce l'abbiamo davanti, sotto il naso direi, e davanti. I consumatori parlano con noi, o possiamo noi parlare con loro, in tante modalità, ma non più solo ed esclusivamente TV e punto vendita. Le modalità in cui possiamo interagire con i nostri consumatori, ormai sono infiniti, i cosiddetti touch point, i punti di contatto, dobbiamo coglierli, dobbiamo assolutamente coglierli. Nei prossimi mesi sicuramente utilizzeremo questo per connetterci con voi. Il messaggio però con cui voglio chiudere, condivisione e lavorare assieme, io rispetto ad altri ho poca esperienza all'incontro, la seconda volta, però ne parliamo sempre. Credo sia il tempo di fare certe cose, parlare, dirlo ce lo siamo detti, spesso e volentieri. Grazie a tutti. Grazie Luca. Grazie. No, devi restituirmi il telecomando e poi ti devo fare una domanda. Pure. Grazie. Sì. Ecco, per essere molto pragmatici, se la regia ci rimette l'ultima slide, tu hai parlato di condivisione. Tutti quei megatrend che caratterizzano l'Italia, ma caratterizzano tutti i paesi del mondo, sono quelli che determineranno il successo delle nostre aziende. Quando parliamo di condivisione, di cosa parliamo? Siamo all'incontro, qua abbiamo industria e distribuzione, cosa possiamo fare noi come Nielsen IQ? Noi siamo un tolgo il cappello di Nielsen IQ, mi metto il cappello dell'incontro. No, siamo un supporto naturale nella condivisione del dato, nell'interpretazione del dato, nel facilitare la condivisione del dato. Quello lo facciamo e lo facciamo bene. Non fatemi fare brutta figura adesso, di solito lo facciamo bene. È un elemento assolutamente fondamentale. Ne parlavano l'anno scorso, se ti ricordi, nella tavola rotonda, in uno dei dibattiti che ci fu, emerse questo argomento. Ovvio che, e credo che questo sia importante, non tutte le aziende hanno la struttura per utilizzare i big data. Una cosa dove noi possiamo fare la differenza è proprio questa. Possiamo anche essere vicini a quelle aziende magari più piccoline che non hanno quelle strutture multinazionali, globali di supporto. Quella è una cosa che a noi viene molto bene.